attrezzatrice per linguette è un utensile che consente l'esecuzione di giunzioni in maniera rapida, precisa e particolarmente robusta. Le linguette o biscotti sono disponibili in tre misure standard: misura 0, la 10, la 20, per potersi adattare ai diversi spessori che andremo ad utilizzare. Poniamo ad esempio di voler unire questi due pezzi a formare un telaio. È sufficiente affiancarli nel modo definitivo e segnare entrambi i pezzi in questo modo. Regoliamo ora l'altezza della fresata spostando la basetta mobile e regolandola sulla base della scala graduata. Agendo sull'apposito registro, selezionate ora la dimensione del biscotto voluto. Allineate la tacca centrale sulla piastra mobile sul segno eseguito sul pezzo e fresate. Ripetete ora la stessa procedura sull'altro pezzo. Per facilitare le operazioni di foratura, la tacca è presente anche nella parte inferiore ed è visibile attraverso la finestra qui. Per aumentare la robustezza dell'incastro è possibile eseguire due scanalature, due fresate, una da un lato, rigirare il pezzo e seguirla anche dall'altro lato. Una volta incollata, la giunzione sarà estremamente robusta. Con lo stesso sistema è possibile, per esempio, giuntare anche i telai a 45, come in questo caso. Una delle applicazioni sicuramente più interessanti è costituita dalla giunzione di costa. L'utilizzo delle linguette consente di allineare in maniera perfetta i due pezzi. Procedete come abbiamo visto prima. Allineateli nella posizione che dovrebbe essere definitiva. Segnate. E quindi fresate gli alloggiamenti per le linguette su un pezzo e poi sull'altro. Per realizzare un incastro a 90 gradi di questo tipo, segnate la posizione sul pezzo. Segnate quindi soltanto la posizione della fresata della lamella in corrispondenza del pezzo superiore e fissate il tutto con un morsetto saldamente al banco. Rimuovete la basetta supplementare. Allineate la tacca di centraggio. Fresate il primo slot.
Girate la macchina e allineate il secondo slot presente sulla base con il segno.